Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Ripresa un po' strana, in movimento, un po' di così, sono in giro. Perché? Perché oggi andiamo a fare una... doveva essere una recensione dello Specna Arms Edge che ci aveva mandato un nostro carissimo cliente che salutiamo, il nostro amico Ghibli, ma una volta aperto, cioè ci siamo resi conto che non era il modello nuovo con l'Aster, ma era il modello con la XR, sempre della Gate. Cioè, scusatemi, l'XASR, per intenderci, ve lo faccio vedere, questo qua, vedete questo modello? Quindi, avevamo pensato, dico, io volevo fare la recensione di quel modello nuovo, appunto, che hanno fatto con il sistema Aster, ma ci siamo resi conto poi che alla fine era quello. Però, alla fine lui ha detto, ma sai che c'è? Dalla via che ci sono, facciamo un bel full custom. E quindi, perché no? Allora... facciamo sia una recensione meccanica di questo nuovo modello della Specna Arms Edge con l'XASR della Gate, sia vi facciamo vedere che cosa andiamo ad inserire in questa replica che a mio parere è cambiata abbastanza rispetto ai modelli prima, con della roba, secondo me, di un po' più di qualità. Eccoci sul nostro bancone da lavoro, come vedete la replica l'abbiamo già praticamente sventrata. Partiamo dal farvi vedere il nuovo gearbox che è stato fatto, sembrerebbe praticamente solo verniciato e rifinito meglio esternamente, però invece anche dentro vediamo che è stato, secondo me, proprio un modello nuovo, cioè le fresature delle boccole sono fatte meglio, insomma è rifinito decisamente meglio rispetto al vecchio gearbox. Gli ingranaggi rimangono quelli lì, quindi sono ancora gli stessi che montavano prima gli Specna Arms, almeno ad occhio sembrano gli stessi, quindi comunque tutto sommato ingranaggi abbastanza validi, niente di particolari. Reggimolla ad estrazione rapida, molto comodo, tac tac, con cuscinettato, con la parte sopra qua in polimero. Poi abbiamo questo, vabbè, questo lo vedete, è il selector plate, un bel pistone, denti in metallo, anche questo bello tosto, un cilindro in alluminio, l'asta spingipallino in polimero e lo spingipallino in Ergal, la testa o alluminio che sia con l'OR di tenuta, anche la testa è in alluminio e poi hanno fatto un doppio R e una bella battuta anche qua in modo da, insomma, ammortizzare un pochino. Diciamo che c'è poco grasso qua all'interno, anche nel gruppo aria, il gruppo aria tende proprio a grippare decisamente, tiene parecchio. La testa del pistone, una testa del pistone anche questa in alluminio doppio R, quindi ce ne abbiamo uno sopra e poi lo R di tenuta. E beh, dai, non è male come replica, cioè un full metal rifinito in questo modo con tutti questi pezzettini carini, non è male già da originale. L'ho provato con la 11.1, ovviamente come tutti gli Specna tende a fare il doppio colpo, vabbè, io l'ho provato poi con una 11.1 1.8, quindi un po' troppo aggressiva magari, però girava abbastanza bene. Per quanto riguarda il motore sembra sempre quello, dovrebbe essere una sorta tipo di 18.000 GNG, una cosina del genere, l'hanno rifinito un po' meglio, però il motore è questo qua. Lo sgancio del motore, molto comodo, dall'impugnatura gli hanno fatto questa apertura, tipo quelli della... ci sono le repliche dell'Evolution, che hanno questo genere di cosa. E un'altra cosa molto interessante, appunto, è che c'è la possibilità di togliere la molla direttamente da qua, quindi senza dover smontare tutto, uno può tranquillamente togliere la molla dalle scocche. Grazie Specna Arms che hai fatto una cosa del genere, perché soprattutto per chi customizza, chi prepara le repliche, chi le sistema come noi, è una comodità esagerata. Invece di solito bisogna togliere il gearbox dall'interno del guscio, vabbè. E diciamo invece le finiture esterne della replica sono di ottima fattura secondo il mio punto di vista. Il rail è ben fatto, è bello solido, questo è il modello MK18. Vedete che il cliente ha già applicato alcune cosine, e anche la colorazione non è male, è una sorta di coyote, non è un tan, è un po' più scuro. I gusci in metallo sono ben fatti, inoltre hanno fatto una bella cosa che penso che ci fosse anche prima, queste alette di tenuta in fondo, belle grosse, in modo che proprio quando noi andiamo a chiudere
le due scocche, vedete, con il suo perno ha un gioco minimo, anzi quasi inesistente, quindi ottimo, ottimo assemblaggio. Per quanto riguarda anche, guardate questa finezza, vedete che bella l'asta d'armamento, rifinita veramente bene. Abbiamo anche il finto otturatore che ovviamente si apre e si chiude. Non abbiamo il bolt catch funzionante. Poi passiamo invece alla canna con l'OPAP rotativo, che anche prima era un classico su questo modello, rifinita molto bene, anche questa qua. E bisogna vedere come funziona poi a fine preparazione il gruppo PAP e tutto, ma prima l'ho provato, vi dico, andava decisamente bene. L'unica cosa un po' che mi rende un po' perplesso appunto è questo sistema, vedete, di immissione del motorino, perché andremo a montare su questa replica una Titan base, quindi con i cavi grossi, ci sono tutti i cavi che qua vanno ripiegati tipo il VFC, insomma c'è da diventare un po' cretini, ma è il nostro lavoro e lo faremo. Ragazzi, adesso vi faccio vedere che cosa andiamo a montare qui sopra. E full custom sia, allora, pistone zero shock, ingranaggi 13-1, testa alta velocità FPS, testa cilindro in erga l'antivibrazione, spingi pallino in pom con OR, asta spingi pallino, cilindro in acciaio, boccoli in acciaio autolubrificanti e per concludere il tutto, tac, un bel Titan Basic. Il grilletto speed trigger, guardate, argento, bellissimo, una figata atomica. E direi che possiamo procedere con il lavoro, no? Diamo andare una bella pulita, mettiamo le nostre boccoline, iniziamo con lo spessoramento e via andare. Abbiamo spessorato tutti gli ingranaggi, regolato l'angolo d'aggancio, messo il cilindro, la testa cilindro, insomma abbiamo già provato tutto. Devo dire che rispetto alla vecchia versione si riesce a lavorare veramente veramente bene, in quanto, come vi avevo detto, le sedi sono ottime. Non ho dovuto neanche mettere l'attack perché le boccole sono entrate a pressione, quindi stanno ferme molto molto bene. L'unica cosa che ho dovuto fare per adattare leggermente, perché il gearbox è abbastanza stretto, è stato dare una cartatina leggermente alle guide del pistone zero shock della FPS, perché tendeva a grattare un po', quindi noi vogliamo una scorrevolezza al top per questo genere di cose, quindi l'unica cosa è stata quella. Un'altra cosa piccolina, abbiamo dato una smussatina al cilindro da questa parte in modo che l'asta spingi pallino andasse per bene a fine corsa e non tirasse quando l'ingranaggio settoriale tendeva a girare nel suo massimo sforzo. Direi che in questo momento possiamo procedere all'installazione del Titan e poi ingrassiamo e inseriamo tutta la meccanica. Rimontato tutto, vedete qui abbiamo già anche, intanto mentre parlo, metto un po' di grasso nell'OR del pistone, e abbiamo montato già anche appunto il Titan Basic, modello Basic, che poi in futuro il cliente avrà anche la possibilità di aggiornarlo, vabbè, come tutti i sistemi della Gate. Allora, un pochino di grasso, considerate che abbiamo già messo comunque anche il nostro olio siliconico. Abbiamo fatto tutte le piccole modifiche che vanno fatte, lo speed trigger della Retro Arms color argento, fantastico, la nostra termorestringente, ingrassato gli ingranaggi, fatto un buon passaggio cavi, molto interessante anche lo spazio che hanno fatto appunto per far passare il cavo sotto, e mettiamo il nostro anti-reversal, il nostro ingranaggio conico, tac, stai fermo lì mi raccomando. Lo squirtino, aspettate che ne ho preso troppo, squirtino, così, ok, e ora andiamo a chiudere il nostro gearbox, però ovviamente sarà meglio che mettiamo un pezzo, cioè l'altro pezzo del Titan. Allora, piano piano, stiamo attenti, ok, dovremmo essere in bolla, possiamo chiudere tutto. Andiamo a chiudere così piano piano, adesso mi sposto un attimo perché sennò faccio fatica a vedere con la telecamera sopra. Allora, così, qui c'è un problema, ah no, perfetto, perché il cilindro proprio si incastra perfettamente, è una roba impressionante. Abbiamo dovuto dare una smussatina al cilindro, come avevo detto, quindi è proprio bello fermo, inchiodato lì, non si muove. Quindi diciamo un up anche per il gearbox nuovo della Specna Arms. Io non sono male, ecco, poi magari bisogna vedere nel tempo
quanto dureranno, ma questo ovviamente non lo possiamo sapere. Ora andiamo ad inserire tutte le viti nuove, poi lo inseriamo nel lower receiver con una molla da 100 della FPS per vedere, sentire innanzitutto come gira, sentire come va con la 11.1 e poi andiamo a fare ovviamente come sempre il test joule. Rimontato tutto, allora devo dire una cosa molto importante, questo sistema qua, signore della Specna Arms, se dovete farlo fatelo meglio, perché così è davvero una ciofecata, il motore lavora storto, non va bene in sede, se ci metti purtroppo con il cavo leggermente, ma dico leggermente perché non è che anche, adesso vi faccio vedere i suoi cavi, comunque erano abbastanza grossettini, non lavora bene, allora abbiamo dovuto lavorare un pochino la sede in modo da far lavorare il registro, insomma vabbè, l'unica pecca, è comodo però bisogna farlo secondo me meglio. Abbiamo dovuto mettere al volo una vite qua perché sennò il regimolla si spostava. Ve lo faccio sentire prima con una batteria da 7,4 volt e poi con una 11.1. Allora, controllo batteria funzionante, siamo già andati al computer, vabbè non ve l'ho fatto vedere perché tanto c'era poco da vedere il settaggio del Basic, abbiamo inserito solamente il controllo della batteria e modificato il selettore che non andava bene e quindi ora è tutto a posto. Sicura, colpo singolo. Reattivissimo con la batteria da 7,4 volt e la raffica. Spettacolare. Batteria è appunto 7,4 volt, ora proviamo con la 11.1 ma sarà un Terminator a questo punto visto che gira così bene con la 7,4. Tre impulsi per la 11.1, mamma mia, reattività pazzesca e via. Qui siamo vicino ai 30 secondo il mio punto di vista, quindi andiamo immediatamente ad inserire l'upper receiver, la canna con il suo, la sua top-up rotary per fare un test al cronografo. Cronografo X-Cortec 3200, pallini 0,20 G&G, batteria 11.1 della Turnigy, questa è una 1800 un po' aggressiva, a metà carica, forse no, quasi piena, un po' l'abbiamo già sfruttata, un po' di singolo e poi la raffica. Ah, mannaggia! Comunque veramente costante, 105.8 è 1.11, ovviamente dovremo cambiare la molla, scusatemi, però sentiamo il cliente che utilizzo ne fa, eccetera, eccetera, se dobbiamo cambiarla o meno, ma probabilmente sì. Raffica! Porca vacca, 29.9 col motore originale, quindi direi che il motorino della Specna Arms gira decisamente di più del 18.000 della G&G. Fantastico, riproviamo. 30, fantastico, veramente una bomba atomica, è cresciuto anche in potenza. Niente, chiamiamo il cliente e sentiamo cosa dobbiamo fare con questa potenza che sicuramente sarà da portare dentro al joule. Abbiamo concordato col cliente di ovviamente montare una molla da 90 per stare un po' più tranquilli. E la comodità, appunto, volevo farvi vedere, abbiamo tolto la vite, in questo caso togliete il calcio, poi infilate o un cacciavite largo che sia giusto, oppure la brugola e voilà, ecco la vostra molla, una figata. Finalmente c'è già qualche replica, mi sa gli Evolution hanno questo sistema, se non sbaglio, che si può andare a sostituire la molla direttamente togliendo solo il tubo del calcio. Ora la reinseriamo, giriamo, che la facciamo entrare nella sua sede, ecco qua, e andiamo a rimettere momentaneamente questo nottolino per andare a fare la prova cronografo in modo che il regimolla non si storga. Ecco qua, l'appoggiamo e ora subito di nuovo al test cronografo. Non sto a ridirvi tutta l'altra fila, comunque 11.1020 X-Cortec, molla da 90. Oh, perfetto, guardate, 0,90, 95.3, 0,90. Perfetto, perfetto. Siamo tranquillamente dentro il joule. 95, esatto, raffica. In raffica siamo andati, guardate, prima ha fatto un errore spallatissimo, 30.6, 99 e 33, direi meraviglioso.
Siamo arrivati alla fine anche di questo video. MK18 Specna Arms Edge, quello nuovo con il sistema, questo qua, quello là sotto che vi avevo fatto vedere prima, adesso non lo vedete, ovviamente XASR della Gate. Sono veramente soddisfatto di questa replica. Come vi avevo detto, i gusci, il body, tutto veramente ben saldo, si muove veramente niente, è un blocco di marmo fatto veramente bene, al quale abbiamo applicato una super preparazione, un full custom. Questo è un full custom, ovvero abbiamo cambiato tutto e messo tutto nuovo. I pezzi li trovate come sempre in descrizione, i risultati sono stati più che soddisfacenti, anzi molto molto più che soddisfacenti. Mi aspettavo un ratio leggermente più basso, invece con il motorino originale abbiamo raggiunto 30 pallini al secondo. È vero, sì, il motore scalda leggermente, ma niente di preoccupante. Abbiamo fatto anche il test all'aperto e va veramente bene, veramente bene. Io spero che il cliente sia soddisfatto, rimanga contento di questo, ma magari ci farà una recensione positiva, ce lo dirà lui stesso come si troverà con questa replica. Ragazzi, condividete il video, continuate a seguire il nostro canale, non finirò mai di dirvelo, spolliciate in alto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.